cronaca. Giovanni Bombardieri è il nuovo procuratore della Repubblica di Reggio Calabria. Convegno a Catanzaro, 300 più anni di solidarietà. Federfarma e consigli in farmacia. E buonasera e bentrovati a un nuovo appuntamento con il nostro telegiornale. Blitz della Polizia di Stato di Crotone nell'ambito dell'operazione Sommelier coordinata dalla Procura di Crotone contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. 6 gli arresti e 16 le persone denunciate sottoposte all'obbligo di firma presso la Questura. L'indagine della squadra mobile, durata diversi mesi, ha documentato l'impiego di minori nell'attività di spaccio, utilizzata anche la figlia tredicenne di uno degli arrestati per il confezionamento e la vendita dello stupefacente. Chiamavano le ordinazioni con i nomi di celebri vini, ma il vino non c'entrava, era cocaina. Probabilmente ha perso il controllo della propria vettura in una curva, andando così a sbattere contro un muro e finendo fuori dall'abitacolo. È morto così un 25enne di Rombiolo. L'incidente è avvenuto intorno alle 23 di ieri sera a Pernocari, subito dopo il bivio per Mesiano. Nell'impatto con il muro il giovane è stato sbalzato fuori dall'abitacolo della sua Fiat Punto. Il decesso a causa del violentissimo trauma cranico è avvenuto sul colpo. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, inutili i soccorsi. Sono stati due giorni drammatici, l'11 e il 12 agosto 2015, per i comuni di Corigliano e Rossano. L'alluvione verificatasi in piena estate produsse tantissimi danni alle produzioni agricole, con ettari ed ettari di terreno allagati ed invasi da detriti che devastarono agrumi e uliveti. E quanto si afferma in un comunicato di Coldiretti Calabria, nel quale si annuncia la messa in pagamento da parte della Regione dei risarcimenti agli agricoltori. Si trattò di un'onda d'urto, è scritto nel comunicato, che spazzò via impianti di irrigazione e danneggiò la viabilità rurale e le stalle. Coldiretti, insieme al consorzio di bonifica di Trebisacce, sin dalle prime ore partecipò ai soccorsi, continuando nei giorni a seguire la rilevazione dei danni e ad assistere gli agricoltori nella loro segnalazione agli uffici periferici del Dipartimento regionale all'agricoltura. Sia pure con tempi lunghissimi, quasi 3 anni, la Regione in queste ore ha chiuso il procedimento amministrativo, mettendo in pagamento risarcimenti a 154 agricoltori con un contributo di circa il 50% sui danni accertati e per un totale di circa 2 milioni di euro. Certamente un ristoro dovuto e necessario, afferma il presidente di Coldiretti Pietro Molinaro, per gli agricoltori che hanno subito oltre 4 milioni di euro di danni e con la maggior parte che ha dovuto ricorrere alle banche per ripristinare la messa in produzione dei terreni e delle infrastrutture aziendali. Passaggio di consegne alla presenza del procuratore vicario Gaetano Paci e dei colleghi della Procura per il neoprocuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri. Presente anche il capo della DNA Federico Cafiero De Rao, nonché i vertici delle forze di polizia. Dopo i saluti del presidente del Tribunale Arena si sono susseguiti diversi interventi di augurio di buon lavoro al neo procuratore, ma vediamo in dettaglio con il prossimo servizio. Beh, le emozioni sono tante, lasciare un ufficio come questo di Catanzaro dopo 5 anni e mezzo e dopo tutto il lavoro che è stato fatto. Siamo partiti da una procura che aveva 18 sostituti, siamo adesso in una procura con 24 sostituti e 3 aggiunti, una procura che aveva 6 sostituti in DDA e adesso ne ha 12 in DDA, quindi con la possibilità di affrontare il lavoro in maniera diversa. E tutto il lavoro che è iniziato un tempo fa e che ha trovato poi, è iniziato con il procuratore Lombardo e col procuratore Borrelli, con cui insieme abbiamo posto le basi per questo rinnovamento. E poi ha avuto lo sprint col dottore Gratteri, che è riuscito a trasformare questa macchina veramente, come dice lui, una macchina da guerra. È una procura che può affrontare qualsiasi situazione, che ha una capacità di
di approccio nei confronti dei fenomeni criminali, di ordinaria, di DDA, è veramente elevato. C'è magistrati preparatissimi, ragazzi giovani che sono motivati, che sono venuti qui per scelta, perché hanno creduto nel progetto del dottore Gratteri. E poi è un personale amministrativo che è sempre stato disponibile, che ha supplito con la generosità alle carenze di organico e di materiali, di strutture. Quindi lascio una procura veramente un grande ufficio, sotto il profilo professionale e sotto il profilo umano. E di questo mi dispiace. Cosa si aspetta adesso a Reggio Calabria? Beh, Reggio Calabria è un ufficio di grande tradizione, un grande ufficio, è un ufficio importante, molto importante. Diciamo che è una procura più grande e sicuramente non ci sono gare in cui arrivare i primi. Si tratta di attività di lavoro concorrenti, perché l'obiettivo per tutti è unico, è quello di sconfiggere l'illegalità in tutte le parti della Calabria. Quindi mi aspetto sicuramente dei colleghi bravi, motivati, che hanno dimostrato fino ad oggi, sotto la guida sapiente dei precedenti procuratori, di far bene il loro lavoro, che hanno ottenuto tanti successi. Qual è la cosa che le manca in più della procura di Catanzaro? Beh, in questo momento, lasciando un ufficio dopo 5 anni e mezzo, sicuramente il calore umano di tutti, dei colleghi e del personale, della polizia giudiziaria. C'è da aspettarsi a questo punto magari una maggiore collaborazione più intensa? Ma c'è sempre stata collaborazione fra le due procure distrettuali e sicuramente non verrà meno. Noi abbiamo sempre collaborato come Catanzaro con Reggio Calabria, perché molte sono le indagini che convergono su aree criminali contigue. Quindi diciamo che non ci sarà una nuova collaborazione, continuerà la collaborazione che c'è sempre stata. Le associazioni culturali Gagliano nel Tempo e Mitos continuano la loro opera di rivitalizzazione del centro storico con la presentazione della Via Lucis, fortemente voluta dal compianto parroco Don Dino Piraino. L'opera si compone di 14 murales realizzati da artisti locali e rappresentano eventi della vita di Cristo e della Chiesa, dalla Resurrezione alla Pentecoste. Anche in questo caso vediamo con il prossimo servizio. Signore. Questa idea nasce quasi 3 anni fa. Abbiamo iniziato con la realizzazione della Via Crucis, sempre con l'aiuto del nostro amato Don Dino, che già da subito ha abbracciato questa idea. Insieme con l'associazione Mitos di Jeso Marinaro abbiamo trovato questi artisti e abbiamo così creato questa Via Crucis. Ai 2 anni abbiamo sentito la voglia di ripeterci, così di ripetere questa esperienza. E dietro suggerimento di Don Dino, che è stato onnipresente in tutto questo, ha scelto il tracciato, ha scelto la forma dei murales. Addirittura negli ultimi giorni, quando non stava tanto bene, abbiamo fatto il percorso che si sviluppa sulla parte alta del nostro borgo, ed è una zona abbastanza ripida, e ha avuto difficoltà a fare questo tragitto, per dire come ci è stato accanto in tutto e per tutto. Abbiamo trovato questi artisti e siamo ripartiti in questa nuova avventura. Così improntata per quanto riguardava il discorso di fare qualcosa, diciamo, di innovativo.
siccome io sono un artista, giustamente partecipando a delle edizioni di murales fuori, diciamo nella Calabria, i murales erano concepiti come un discorso della transumanza, dei costumi, delle tradizioni, per cui per dare un discorso nuovo e totalmente nuovo, giustamente l'idea è nata quella di fare invece dei murales sul tema religioso. La Via Crucis non è altro che il proseguo della Via Crucis, significa dalla resurrezione, perché la Via Crucis non è altro che la morte, la Via Crucis non è altro che quella della resurrezione. Sono stati 14 gli artisti, di cui 5 sono ragazzi dell'Accademia di Belle Arti, 5 sono stati voluti da Donaldino, per cui diciamo pittori locali, proprio canadesi, e 2 invece sono stati pittori che ho chiamato da fuori regione. E così hanno, diciamo, con una grande intenzione, con amore, con la passione e con la dedizione, sono riuscito a portare a termine questi murales che sono veramente, veramente spettacolari. Questa iniziativa ha un grande valore artistico, culturale e soprattutto religioso. Mi piace sottolineare il fatto che è stato un progetto sposato fin dall'inizio dal nostro amato Don Dino, che ha lasciato la sua impronta preziosa, dando dei suggerimenti e soprattutto lasciando un'eredità, ecco, spirituale a questo quartiere, che potrà diventare una meta di turismo religioso. Riteniamo, ecco, che questa iniziativa possa realmente rivitalizzare tutto il quartiere di Gagliano e soprattutto costituire l'inizio di un percorso che si svilupperà poi nel tempo con il supporto di tutta la popolazione. Gagliano, oltre ad essere uno dei più importanti, è il più antico in assoluto. È stata definita da un nostro socio onorario, Francesco Cuteri, l'archeologo, il cuore antico di Catanzaro, e su questo spunto noi vorremmo continuare da qui a rivalutare e rivalorizzare anche la zona archeologica del nostro territorio. Purtroppo le amministrazioni di tutti i colori un pochettino si sono dimenticate della nostra storia, che è tanta. È veramente meritevole di attenzione. Stiamo cercando di risvegliare questi sentimenti, un po' ci stiamo riuscendo, un po' no, non lo so, però su tutto quello che facciamo abbiamo la partecipazione corale della popolazione che ci sprona ad andare avanti e a continuare. Si vede che quello che stiamo facendo ha un certo valore. Più anni di solidarietà, l'iniziativa solidale del Sant'Anna al convegno che ha visto la presenza di una nutrita e attenta platea è stata organizzata dalla Onlus La Fenice di Catanzaro. Il servizio. Siamo col maestro Rafael che ha curato la mostra allestita in occasione di questo convegno sul tema della solidarietà. Che cosa l'ha ispirata, maestro Rafael? Allora, i quadri sono ispirati soprattutto alla tematica della solidarietà per quanto riguarda la condivisione, il matrimonio che c'è stato col funzionario Emanuele Canistrà.
nella interpretazione dell'armonia della bellezza, dell'armonia della libertà, del migliorare se stessi, migliorare l'umanità. E la mia mostra ha riferimenti prettamente della tragicommedia della vita che ci contraddistingue tutti quanti noi e nello stesso tempo come filone pirandelliano. I quadri sono ispirati soprattutto con dei concetti, dei simboli anche massonici, quelle che mi contraddistingue la condivisione di determinati elementi, il senso dell'armonia, il senso della libertà, il senso di fare questa attività come modo di fare arte a livello di aggregazione sociale, di comunicazione, come messaggio tra me e l'umanità. Siamo col dottor Giuseppe Messina, ci troviamo a questo convegno sul tema della solidarietà. Quali sono, dottore, le iniziative messe in campo dall'associazione che lei presiede? Ma guardi, devo dire che la mia istituzione, che è il Grande Oriente d'Italia, ha messo in campo già da un po' di tempo delle iniziative importanti, tenuto conto dello stato di grande bisogno che serpeggia in Italia. Noi, per quanto riguarda la Calabria, lo si dirà stasera in maniera molto più interessante, ma abbiamo messo in campo delle iniziative che riguardano essenzialmente l'odontoiatria sociale, che è una di quelle discipline che sono meno effettuabili nelle strutture pubbliche e attraverso la quale riusciamo a curare un numero importante di persone che altrimenti, per la loro situazione di disagio, in uno studio dentistico non sarebbero mai potuti entrare. Siamo col dottor Giuseppe Cavaliere, presidente dell'associazione La Fenice, organizzatrice del convegno 300 più anni di solidarietà. Qual è lo scopo di questa iniziativa? Lo scopo di questa iniziativa odierna è quella di far conoscere alla cittadinanza l'attività di tante associazioni, di tante onlus che operano sul territorio e che cercano in tutti i modi quotidianamente di aiutare i più bisognosi. E quindi portiamo l'esperienza di tanti amici che lavorano in Italia e che si impegnano anche in altre zone del mondo, in Africa, in Eritrea, portando quei valori che sono nostri e che cerchiamo di esportare aiutando le persone. I consigli in farmacia. Federfarma forma i professionisti a Lamezia Terme. Vediamo. Prosegue sul territorio di Catanzaro l'attività di formazione lunga e continua che Federfarma porta avanti a beneficio dei suoi associati. L'incontro di oggi al T-Hotel di Lamezia è incentrato su un argomento apparentemente scontato, di fatto basilare, nel rapporto tra il farmacista e il paziente-cliente. È importante il consiglio professionale proprio perché il ruolo del farmacista è fare educazione sanitaria in farmacia, quindi è fondamentale poter conoscere in maniera approfondita quali sono le esigenze del cliente. Quindi il consiglio professionale è uno strumento fondamentale per la farmacia anche per differenziarsi rispetto all'offerta di prodotti che il consumatore può trovare ad esempio su internet. È importante partecipare alla formazione perché un consiglio del farmacista porta a uno sviluppo totalmente diverso tra farmacista e il nostro cliente utente paziente. Questo bisogna ormai derimere dall'idea di il farmacista come dispensatore di farmaci. Il farmacista è diventato anche un buon consigliere del nostro cliente. A proposito di consigli basilari, consigli complementari, quali sono quelli che un buon farmacista deve dare anche se non richiesti? Sì, c'è una nota ditta giapponese che ha un motto che dice il cliente è re. In farmacia il cliente è diventato anche un re. Le interazioni che lei dice sono le interazioni farmacologiche, le interazioni alimentari che può succedere tra un farmaco e un alimento o tra un farmaco e qualsiasi altro stile di vita. La cosa importante è porre massima attenzione al cliente, quindi lavorare sull'ascolto attivo del cliente, lavorare sull'empatia e lavorare ovviamente su una proposta mirata e personalizzata per il singolo cliente.
In questo contesto odierno parlate di metodo CVP, in che cosa consiste? Esatto, allora questo è un metodo che è utilizzato moltissimo sia dagli informatori medico-scientifici, perché quando vanno dal medico hanno poco tempo a disposizione, sia da parte della pubblicità, perché deve far sentire unico il cliente. Quindi CVP è l'acronimo per caratteristiche, vantaggi e benefici. In maniera molto semplice, quando a noi ci viene presentato un prodotto ci poniamo tre domande. Vogliamo sapere che cos'è questo prodotto, quindi vogliamo conoscere le caratteristiche. Vogliamo sapere che cosa fa questo prodotto, quindi vogliamo conoscere i vantaggi. E poi ognuno di noi vuole sentirsi unico, quindi vuole sapere se quel prodotto gli può servire, quindi parliamo di benefici. E poi c'è anche un consiglio complementare, che cosa è? Sì, perché il compito del farmacista è di non limitarsi al bisogno principale del cliente, ma approfondire e cercare anche di pensare a un prodotto complementare. Questo perché? Perché in alcuni casi il farmaco può produrre degli effetti collaterali e perché poi tante volte abbinando due prodotti si ha una migliore efficacia del trattamento proposto. Seguire tutte queste tecniche significa potersi garantire anche una fidelizzazione del cliente. Assolutamente sì, questo è l'aspetto fondamentale, proprio perché, come dicevo prima, ora se in passato alcuni prodotti si trovavano solo in farmacia, oggi invece non esiste più questa cosiddetta esclusività di canale, quindi il consumatore deve scegliere quale canale utilizzare. Allora la farmacia, proprio per differenziarsi, deve puntare sull'aspetto del consiglio professionale, proprio per fidelizzare, per far capire che l'acquisto in farmacia è un acquisto completamente diverso rispetto agli altri canali. Trova la categoria aperta a questa innovazione mentale o c'è bisogno ancora di lavorarci? Assolutamente sì, la trovo molto aperta. Infatti il fatto che sabato mattina, con una giornata stupenda, avremo 50 persone in aula, direi che è un segnale molto forte di apertura, di interesse verso questa tematica. Entriamo in farmacia, veramente. Allora, quando quali sono i riscontri degli associati rispetto a queste nuove metodologie? La risposta degli associati è positiva. Oggi abbiamo un corso di 50 persone, di più non era possibile perché sono corsi ICM, quindi il numero è già stato stabilito dal Ministero. Gli associati hanno già capito che il farmacista dispensatore serve, ma mi dispiace dirlo, in minima parte. Stiamo portando la farmacia verso una farmacia dei servizi a 360 gradi e credo che Catanzaro e la Calabria ne siate ormai testimone. E nell'ambito della vostra attività ormai pressoché diuturna, qual è il prossimo progetto in fase di elaborazione? Il prossimo progetto in fase di elaborazione è la presentazione di un progetto contro l'ipertensione e le malattie cardiache. Federfarma Catanzaro ha acquistato due holter pressori e un holter cardiaco che metteremo a disposizione dei farmacisti della provincia di Catanzaro. Chi ne avrà bisogno basta richiederli, in modo tale che qualsiasi nostro cliente, utente, paziente possa recarsi nella propria farmacia e chiedere la possibilità di fare un holter pressore o un holter cardiaco, pagando il normale ticket che può pagare tranquillamente uguale a quello dell'ASP. E con questo era davvero tutto, grazie per averci seguito, vi rimando alle prossime edizioni del nostro telegiornale. A tutti voi un buon proseguimento di serata su Soverato 1 TV. Arrivederci.